illustra l'interrogazione numero 1566 concernente le modalità per garantire l'assunzione dei lavoratori stagionali in agricoltura. Grazie, grazie Presidente. Signor Ministro, come lei sa, la pandemia del coronavirus ha limitato fortemente la circolazione delle persone all'interno degli Stati e questo ha determinato una forte preoccupazione da parte del mondo agricolo, che stima una mancanza di manodopera intorno a 200.000 braccianti. Molti sono stati gli appelli fatti dagli imprenditori e noi di Fratelli d'Italia abbiamo dato voce a questi appelli presentando delle proposte concrete. Ne cito alcune. Abbiamo chiesto l'introduzione dei voucher per facilitare i rapporti di lavoro. Abbiamo chiesto l'utilizzo dei percettori di reddito cittadinanza. Parliamo di quegli 800.000 percettori di reddito cittadinanza che sono idonei a ricevere un'offerta di lavoro. Quindi quale migliore occasione di dare finalmente voce a quello che i colleghi dei 5 Stelle dicevano, cioè che il reddito cittadinanza serviva per fare occupazione, perché al momento mi sembra che questo provvedimento non abbia prodotto neanche un posto di lavoro, anzi paradossalmente state licenziando anche quei 3.000 navigator che avevate assunti. Allora tutte queste proposte le abbiamo trasformate in emendamenti e il Governo puntualmente le ha bocciate. L'abbiamo sollecitata, signor Ministro, a incontrare i governi di quei paesi da cui provenivano e provengono i nostri braccianti stagionali agricoli, che danno un grosso contributo alla nostra agricoltura. Lei, a fronte di tutto questo, cosa ha fatto? È andata in televisione e ha dichiarato che l'unica soluzione per risolvere questi problemi è la sanatoria di 600.000 irregolari, minacciando addirittura le sue dimissioni. Vede, la sua soluzione, per noi inaccettabile, è doppiamente sbagliata. È sbagliata sul piano pratico, perché l'agricoltura non ha bisogno di 600.000 irregolari che vengano messi in condizioni di regolarità e manodopera generalizzata, ma è anche un messaggio sulla comunicazione è sbagliato, perché lei in questa maniera lancia un messaggio molto preciso. Lei premia chi è arrivato in Italia in maniera irregolare, lei premia chi sta in Italia senza rispettare le leggi e le regole e invece penalizza quei lavoratori che per anni sono venuti nel nostro Paese a dare un supporto professionalmente alla nostra agricoltura e che hanno sempre rispettato le regole e le leggi. Non si nasconda poi dietro la lotta al lavoro nero, perché il lavoro nero, come lei sa, si combatte in un'altra maniera, si combatte dando più risorse e forze alle forze dell'ordine. E poi l'agricoltura, smettiamo di enfatizzare questo, il lavoro nero in agricoltura. L'agricoltura, ci sono sì delle sacche di illegalità, ma vanno combattute per quelle che sono. Ma la maggior parte, anzi la stragrande maggior parte degli imprenditori agricoli sono persone oneste che lavorano onestamente e che con fatica rispettano le regole. Detto tutto questo, signor Ministro, noi le chiediamo per quale motivo il Governo sia contrario alla reintroduzione dei voucher in agricoltura, considerati dagli imprenditori agricoli un mezzo adatto a facilitare e semplificare il rapporto di lavoro. Perché non sono state ancora attuate provvedimenti per l'impiego dei percettori di reddito di cittadinanza? E se sono stati presi contatti con i governi delle nazioni da cui provengono i lavoratori stagionali e con quali esiti? Grazie. Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, senatrice Bellanova, risponde all'interrogazione illustrata. Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, in queste ore prosegue l'impegno di tutto il Governo per dare risposte utili alla crisi generata dalla pandemia. Siamo davanti ad uno scenario che non ha pari nella storia della Repubblica e dobbiamo essere all'altezza di questo compito. Per me vale per gli aiuti alle imprese, così come per la tutela delle persone. Ecco perché mi batto per misure di sostegno alle aziende e alle famiglie in difficoltà. Ecco perché lavoriamo per riconoscere dignità a chi oggi sembra per molti invisibile. In merito ai quesiti posti, ho chiesto l'inserimento nell'agenda degli interventi urgenti del Governo di disposizioni che consentono ai percettori di reddito di cittadinanza e non solo, anche dei sussidi, delle indennità di disoccupazione, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti nel limite di 2.000 euro annui. Per quanto riguarda l'ultimo quesito, sono stata tra le prime rappresentanti di governo dell'agricoltura in Europa a chiedere i corridoi verdi per le merci e per le persone.
Sono impegnata in prima persona per verificare tutte le possibilità. Voglio ricordare che la pandemia coinvolge però tutti i paesi e che in alcuni di essi, come la Romania, vige il coprifuoco in molte aree. È possibile ricorrere all'utilizzo dei voli charter, ma occorre tener presente che i lavoratori disponibili, una volta giunti in Italia, sarebbero soggetti alle misure di quarantena stabiliti per evitare il diffondersi del contagio, senza tralasciare di considerare l'aggravio di costi che le imprese sarebbero costrette a sostenere e i rischi e le tensioni che potrebbero determinarsi sui territori già duramente colpiti. Anche per questo ho proposto di creare un percorso di legalità per le persone presenti nel nostro Paese e non solo per il settore primario, per una scelta di civiltà, per garantire sicurezza alle comunità, per non voltarsi dall'altra parte e lasciare la criminalità indisturbata nello sfruttamento delle persone e delle imprese. Perché, cari colleghi, se non è lo Stato a farsi carico della lotta al caporalato e allo sfruttamento, liberando lavoratori e lavoratrici e aziende agricole oneste da questa piaga, l'alternativa è lasciare campo libero alle mafie. Interviene in replica il senatore La Pietra. Grazie Presidente. Signor Ministro, mi dichiaro pienamente insoddisfatto perché lei non ha risposto nel merito a nessuna domanda, ha fatto solo un elenco di slogan senza nessun atto concreto. Non ha parlato del problema dei voucher, non l'ha neanche rammentati. E per quanto riguarda la sua attività nei confronti dei governi, dei paesi da cui provengono le nostre maestranze stagionali, lei ha detto che ci sta lavorando ma non ci ha dato nessun esito effettivo di quello che può essere successo. Vede, signor Ministro, io sono insoddisfatto, ma con me sono insoddisfatti tutti quegli agricoltori, quei pescatori, quegli allevatori che oggi non hanno ricevuto neanche un centesimo di sussidio, che devono continuare a mantenere le loro serre, i loro animali, le loro coltivazioni, e ancora oggi solo parole e nessun aiuto. Io concludo per dirle questo, signor Ministro, vede, se lei avesse veramente avuto a cuore il bene dell'agricoltura, poteva avere decine e decine di motivi per minacciare le sue dimissioni da un governo incapace di dare le risposte. Invece ha scelto l'unica motivazione che l'agricoltura non interessa niente. Penso al ritardo dei pagamenti della cassa integrazione, dei contributi agli autonomi o al mancato pagamento della pubblica amministrazione. Per questi motivi doveva minacciare le sue dimissioni. Un motivo su tutti, la mancanza di risorse per l'agricoltura, sul decreto Italia 200 milioni su 25 miliardi, sul prossimo decreto maggio-giugno quando arriverà su 55 miliardi neanche 2 miliardi, si parla del 3% per un comparto che insieme all'agroalimentare ne vale il 20%. Allora, se lei invece su tutto questo ha scelto di fare una sanatoria, che noi non assolutamente ci opporremo. Poi lei, vede signor Ministro, lei non ha dimostrato con queste sue scelte di non avere a cuore l'agricoltura italiana, ma molto probabilmente ha più a cuore gli interessi del suo partito. Non giochi con la politica sulla pelle degli agricoltori italiani. Allora lei non minacci le sue dimissioni, ma le dia se vuole veramente il bene della nostra agricoltura. Grazie.